Domenica 17 e 24 novembre il CODM di Rosciano torna ad ospitare Sapori e Aromi d'Autunno, la manifestazione vetrina delle eccellenze marchigiane più longeva della regione. 32 anni di storia in cui sono stati presenti sotto le campate del CODM migliaia di produttori, agricoltori e artigiani, fiore all'occhiello della regione al plurale. Le Marche hanno molto da dare a questo riguardo e Sapori e Aromi ha voluto sempre portare il meglio della produzione locale nella spasmodica ricerca e selezione degli espositori, ricercati e voluti dagli organizzatori, quasi maniacalmente interpreti della marchigianità più spinta. Due domeniche in cui i visitatori hanno a disposizione eventi, degustazioni e mostre, oltre ai 100 espositori, e due eventi paralleli, il Baccala Fest e il Pasta Fest. Siamo sempre noi, da 32 anni, con la stessa immagine, anche grafica, sempre coerenti con come siamo nati. Siamo cresciuti tantissimo per quanto riguarda tutte le iniziative che di anno in anno vengono inserite. Ma anche il contenitore della manifestazione, da sempre il CODM, sotto la pressante richiesta degli organizzatori alle autorità competenti, ha subito, grazie anche alla BCC, una importante opera di risernificazione e riqualificazione. Sotto la struttura del fungo c'erano tanti varchi, tanti posatoi e si era posata una colonia di piccioni numerosissima. Da quest'anno ci ritroviamo in una situazione sotto il fungo sicuramente diversa da quella degli anni passati. E con queste reti, ecco, ci darà dei risultati che forse non ci aspettavamo. Siamo molto felici di sostenere questa iniziativa in un posto che conosciamo bene perché lo utilizziamo anche noi. Questa qui è la festa anche dei produttori perché vengono in tanti e quindi sicuramente è da portare avanti, da arricchire. La manifestazione che chiude gli eventi autunnali fa anche da anello di congiunzione con un altro grande contenitore regionale e provinciale, il Natale che non ti aspetti. Un modo per dare visibilità, per mettere in vetrina i prodotti, e questa vetrina deve diventare poi un'occasione di attrazione, quindi da una parte accoglienza, dall'altra promozione. Sapori e Aromi è tra le manifestazioni di punta in questo ambito anche per il comune di Fano, che vede in questo evento un importante momento di promozione e attrattiva locale. I prodotti del nostro territorio, una vetrina per i produttori che si danno da fare tutto l'anno e che soprattutto in questo periodo vedono tutti i propri prodotti enogastronomici, insomma, prendere forma, prendere vita, e crediamo che in questo caso Fano può essere il centro dell'attenzione per il prodotto enogastronomico.